Eccoci qua, dopo molto tempo, per via di vari motivi non ho potuto girare video, ora un piccolo video. Qui abbiamo un pezzo di stoffa, lo apriamo, perché è stoffa, perché contiene del materiale oliato, ecco qua, piccoli oggettini. Scusate le ore, siamo nelle ore notturne, ecco, sto controllando che siano ben visibili alla telecamera, vediamo un po' di zoomare, ecco, che cosa sono? Questi sono i coltelli, un tempo dati in dotazione all'esercito italiano, ai fanti di leva. Allora, cominciamo con il modello più antico. Questo è il modello più antico, spero che sia ben visibile, ecco, questo ricalca un modello inglese del periodo bellico, li ho oliati perché non sono acciaio al carbonio, una lama a punta, come si potrebbe dire, un tanto rovesciato, no, non so come si chiama questo nome, non è una clip point acuminata, è chiaramente una lama da utensile, da taglio di oggetti, da taglierino, quasi come un taglierino. Una seconda lama, ecco, chiudiamo, vediamo subito la seconda lama, che non è una lama ma è un utensile multifunzione, ecco. Togliamo l'olio in eccesso che ha sciolto il grasso pluridecennale. Ecco la pulizia. Questo qui, abbiamo qui una parte leggermente, non è proprio tagliente, tipo una briscatole questo. Probabilmente serviva proprio a questo, ad aprire i barattoli di conserva delle razioni da combattimento, i barattoli. Ecco qua, forse serviva anche come forchetta per infilzare pezzi di carne abbastanza consistenti. Chiudiamo. Qui abbiamo un corto spunzone che ha la funzione di cacciavite, un piccolo giravite così. Un anello posteriore, un anellino posteriore, e tipico di questi vecchi modelli, questo grosso becco, che è un tipico arnese da marinai. Questo a cosa serve? Questo non è, la punta è leggermente fuori asse, non è quindi progettata per colpire. Questo qui è il classico, la classica cavezza, credo che si chiami, per sciogliere i nodi delle corde di canapa. Guancette in bacchelite nera, fissate con 1, 2, 3, 4 ribattini, un altro ribattino tiene l'anello, testina in ferro, molle in acciaio dolce, penso. Ora passiamo, una cosa curiosa, passiamo a questo secondo coltello. Come potete vedere, è praticamente quasi identico al primo, gli manca lo spunzone. Allora, è diversa la leggere differenza nella fattura dei ribattini, probabilmente un altro fabbricante, questi erano grossi contratti, è differente, qui c'è uno scasso che è di più stretto, qui è più largo, sostanzialmente però è il modello conforme. Ecco, guardiamo la lama. Anche qua abbiamo, puliamo l'utensile di prima, identico. Il coltello, che in questo caso è, ha una forma differente, ancora più mozza, una vera e propria mozzetta come lama, proprio a scongiurare ogni possibile uso di questo coltello come arma contundente. Evidentemente i nostri ufficiali, i nostri
non si fidavano molto. Ecco, questo è più acuminato, guardate bene. Non si fidavano molto delle truppe, dei soldati di leva a cui questi oggetti erano dati fin dal dopoguerra. Ecco qui, asciughiamo ancora, qui è stato pulito molto a fondo con del detergente e sta sciogliendo i residui del vecchio grasso. Una cosa curiosa, che guardiamo questo coltello, lo spunzone non è che manca perché è stato tagliato, guardate bene. Si vedono chiaramente i segni della fresatura, del taglio sulla lamina interna e qui sulle parti in bakelite, che il taglio netto con una sega circolare, che ha portato via questa parte. Ha tagliato questo becco, rovinando anche le molle sotto, segnando anche le molle sotto, tagliando, asportando il becco. Ora, io mi sono sempre chiesto perché, sapevo di queste due varianti, no? Per quale motivo uno dovessero perdere tempo per togliere il becco, che magari forse era inutile, ma perché togliere questo becco qua anche ai coltelli già in dotazione? Questo è di fattura più antica, questo è più recente con la lama più stondata, questo è rimasto, forse era un fondo di magazzino, è rimasto tale e quale, però a questi più recenti, questo è molto più nuovo, c'è questo taglio. Un anziano collezionista mi ha fatto notare che questi coltelli non sono certo idonei come armi improprie, diciamo, però impugnato così è un micidiale tirapugni con questo becco. Ok? Guardate bene, questo colpire per colpire è micidiale. Questa può essere, se, a sua ipotesi, uno dei motivi per cui l'esercito italiano ha via via tagliato dai coltellini di ordinanza questo becco qua. Ora, questo è il terzo modello differente nella forma delle guancette, nel materiale che ha guancette in plastica con due soli perni. Ecco, qui ha sempre qui l'occhiello di frattura anche più scarsa, con due soli ribattini che fanno anche da perno per l'occhiello e per le lame. Il piccolo cacciavite qui, ecco, non so, il cacciavite c'è ancora. Le lame come sono diventate? La lama utensile è diventata un vero e proprio apriscatole, quindi non può fungere, diciamo, per infilzare agevolmente del cibo, per esempio, cosa che sicuramente per cui l'altra era stata pensata. Apriamo, coltello decisamente tondeggiante, no? Anche questo rispetto alle precedenti lame. Ecco, adesso faccio vedere una certa evoluzione. Scusate, sono unti, si portano male. Lama del primo tipo più vecchio, molto simile all'inglese. Un accenno di punta c'è. Ecco, togliamo sempre l'olio in eccesso. Un accenno di punta c'è, lama del secondo tipo quasi mozzata e arrotondata, lama definitiva arrotondata, un piccolo becco di pum, una piccola punta c'è, ma sembra quasi una roncola dritta, diciamo, un paradosso, però ecco, questo modello non ha avuto nessun taglio qui, non c'è nessun taglio perché nasce fin dall'origine senza nessuna caviglia, come si chiama? Caviglie, credo, il termine marinaresco, o spunzone apri nodi, ma nasce solo come temperino da utilizzare per gli usi quotidiani. Per questo, per oggi è tutto, vi saluto.